Buongiorno, siamo in piazza Garibaldi. Non ho potuto non notare che qui manca una sedia. Ecco, su... Mancano le altre sedie. Sì, ho visto che più avanti ne mancano anche due. Avete qualcosa da dire a De Caro? Che bisogna mettere un vigile con la bicicletta diciamo elettrica, che deve sorvegliare in continuazione. Perché? Chi gioca a pallone, ci sono i cani che in effetti praticamente fanno la loro pupù senza museruola ed è un pericolo pubblico. Di giorno o di sera? Di giorno, di sera, specialmente quando sono i bambini. Sì. Litigano tra cani e cani, è un bordello. Voi sapete se qui per caso viene chiuso il cancello la sera? La sera mi sembra di sì. Ah, qui viene chiuso. Mio cognato che ce l'ha. Ok. Qui siamo alla seconda postazione, vedi? Sì. Anche il signore è in piedi. Devi dire che è tutto il giardino che mancano le sedie. Le manca sedie. Là, manca sì, là. Io stavo facendo il giro, ecco. Poi, non so, chiedevo come mai sotto al gazebo c'è solo una postazione, quando ne potrebbero andare tre, quattro, ecco. Perché dice che i soldi erano già finiti. No, vabbè, se si spostano là... A me ne metti due, ne metti tre e usufruiscono le altre persone. Quando piove almeno uno si ripara. Ma certo, certo. Quanto cazzo può costare un gazebo? Va bene, è anche un peccato che voi state qui. Almeno se piove state un po' a riparare. Ma qualcuno ha tirato il morso ai tavoli? Perché hanno tirato i doppi. Sono i ragazzi a fare le cazzate. Ah, no, non è che qualche tutti no, sono i ragazzi. I ragazzi, adesso, mi vengono. Vieni qua, cosa diceva il signore? Che qui mancano due addirittura. Due, vedi? Su quattro ne mancano due. Due. Bravo. Ok. Poi là, vedi qua, vedi, vieni qua. Sì. Vedi. Fai la foto anche qua, vedi no? Siamo tutti con le sedi, vedi? Buongiorno. T'accetto. Ah. Praticamente siccome sono rotti. Ah, bravo, vedi? Che vuoi signor... Bravo. Ah, si portano le sedie. Ecco, i signori si portano le sedie. Hai visto? Ah. Qua è proprio perfetto, cioè va proprio bene qua. C'è bisogno. Benissimo. No, come un di vengo mi da. Comunque io bagno qua da papà. Ho bagno, quello che da ieri funziona il bagno. Da ieri, diceva perché non fai uno come un altro gazebo? Un altro no, là o vicino qua, state tutti insieme. Bravo, vedo un po' lei che cosa potresti fare. Però non è normale che non si deve portare la sedia a casa. Sono rotti questi, sono tutto rotti questi apparecchi. Buongiorno. Avete qualcosa da dire al sindaco, all'amministrazione per caso? Non lo chiedete. Vedere, ma che ti viene a fare la camera col giardino? Il bagno inefficiente, il giardino che è uno schifo. E sti poveri per giornare, guarda, ma è possibile un paio di pantaloni che mi costa 110 lire? Sì, vedevo che vi portate i cartoni da casa, insomma. Ma per, è un lavoro, che le mogli dicono, cosa ha fatto il cartone? Ma l'avete mai visto qua il sindaco De Caro? Perché abbiamo io l'ho visto, l'ho visto una volta sola, l'ho visto. In televisione. Eppure sta vicino. No, io l'ho visto qui. Pure la televisione. Gli dissi del problema dei servizi igienici. Sì. Sai cosa mi ha risposto? Dice questo è il contratto della vecchia amministrazione. Non l'abbiamo fatto noi il controllo. Noi spendiamo, oh, fai sparare. Pensa a dice, ma ti piacerebbe a te. E disse anche che spendono 1,5 milioni per i servizi igienici. E dico, ma non sono d'accordo come li spendete i soldi. Troppi. Una disinfettazione qui non è stata mai fatta, adesso stanno togliendo un po' di comunque da ieri funzionano i bagni, eh? Non funziona, che cosa? Ebbene, i bagni sono aperti, stanno funzionando. Il lavandino è rotto, però comunque i bagni funzionano. Mentre da questo lato i tavolini non ci stanno e vedo i signori che si sono così
con una casa così. Per quale motivo qui non ci stanno i tavoli? Chi lo sa, là sì, qua no. Qua no. C'è quando... il pensionato della serie A, il pensionato della serie B e quello della C.